Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare di Anthem. Più precisamente andremo a vedere definitivamente quali sono le abilità del guardiano. In questi giorni infatti BioWare ha tenuto diverse live stream per diffondere le informazioni riguardo il titolo uscente e ci ha informato riguardo le abilità di tutte e quattro le tute astrali. Non perdete quindi nei prossimi giorni i video sul Colosso, sul Tempesta e sull'Intercettore. E detto questo, premetto che le informazioni che sto per rivelarvi sono prese direttamente dal sito EA, sono quindi perfettamente affidabili. Partiamo dalle informazioni di combattimento generali riguardo il Guardiano. Per quanto riguarda le armi, questo può equipaggiare qualunque tipo di arma, a parte le pesanti, che come sappiamo sono una prerogativa del Colosso. Per gli attacchi corpo a corpo utilizzerà invece una mazza energetica, che sarà caricata elettricamente. Il guardiano può fare uso di diversi tipi di granate. Di queste potremmo trovare delle versioni alternative sul campo di battaglia. Infatti nel nostro equipaggiamento potremmo utilizzare la granata frammentazione, che provoca danni impressionanti nella sua vasta area di impatto, la granata incendiaria, che incendia una determinata zona provocando danni incendiando i nemici, la granata congelante, che danneggia e congela i nemici rendendoli incapaci di muoversi, la granata ricerca, che si divide in frammenti più piccoli che inseguono il nemico più vicino, e la granata adesiva, che si attacca ad un singolo bersaglio provocando danni circoscritti e devastanti. Non sappiamo ancora come funzionerà di preciso questo sistema di equipaggiamento delle granate, ma sono abbastanza sicuro nel dirvi che potremo utilizzarne una alla volta, e che magari nel campo di battaglia, trovando versioni alternative, potremo sostituirle. Andiamo ora a parlare delle abilità del guardiano. Queste si dividono in supporto e assalto. Partendo dall'abilità di assalto abbiamo il missile autoguidato. Questo è un razzo che insegue i nemici provocando un'esplosione circoscritta. La seconda è l'impulso energetico, in grado di sprigionare un getto di energia pura che colpirà un singolo nemico con una forza incredibile. Dopodiché abbiamo il raggio scintillante. Il nostro guardiano emetterà un fascio continuo di energia che infliggerà danni prolungati nel tempo. I dardi velenosi, inoltre, sono una raffica di dardi che inseguono i nemici danneggiandoli con l'acido. L'ultima invece delle abilità d'assalto è il missile esplosivo, un razzo che esplode provocando danni ingenti nell'area d'impatto. Diverso dal missile autoguidato per la minore precisione e la maggior quantità di danni inflitti. Le abilità da supporto invece sono solo due. La prima è il baluardo, questo ci permetterà di generare un campo sferico che devierà i proiettili nemici. La seconda è la dunata, genereremo un campo che incrementerà i danni inflitti nelle armi dei compagni di squadra che si trovano all'interno. L'abilità invece definitiva dello strale, quindi la ultimate, che come abbiamo già visto dai gameplay potremmo attivare con la freccia direzionale in basso, è la batteria di missili multibersaglio. Potremmo quindi infliggere danni in una vasta area del campo di battaglia con estrema precisione e colpire un gran numero di nemici in movimento con i missili guidati. Quindi ragazzi, queste erano tutte le nuove abilità confermate che potremmo utilizzare con la tuta guardiano. Come al solito io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo. Dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come i miei video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao!